Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di disfunzione erettile e per farlo abbiamo il piacere di avere nuovamente in collegamento il dottor Andrea Militello da Roma. Buonasera e benvenuto, dottore. Buonasera, grazie per il rinnovato invito, è sempre un piacere parlare con voi anche se per qualche minuto. Grazie, buonasera agli ascoltatori. Anche per noi lo è, dottore. Dottore, io inizierei dando una definizione di disfunzione erettile. Ma la definizione è un quasi insita nel suo nome, cioè la difficoltà o impossibilità a raggiungere un'erezione dei corpi cavernosi che sia adeguata a sostenere un rapporto sessuale soddisfacente per la coppia. Quindi è una definizione semplice che però poi chiaramente ha numerosissime sfumature in base anche al soggetto, a quelle che possono essere le ambizioni, però per definizione è l'incapacità a raggiungere e mantenere un'erezione dei corpi cavernosi utile per l'attività sessuale. E quali sono le cause, dottore? Le cause, come abbiamo così in maniera molto schematica rappresentate in una prima diapositiva, sono chiaramente molteplici. Il pene è costituito dai corpi cavernosi che non possiamo considerare come il rappresentante del nostro sistema cardiovascolare. Per cui tutto ciò che può intaccare l'integrità del sistema cardiovascolare può manifestarsi talvolta inizialmente proprio con la disfunzione erettile. Tant'è vero che talvolta si dice che non è una malattia ma è un sintomo, cioè un segnale di un problema cardiovascolare, e possiamo chiaramente innanzitutto considerare tutte le patologie del sistema cardiovascolare che implicano una problematica arteriosa o venosa, in primis un'ipertensione prolungata, cardiopatie importanti, il diabete che purtroppo causa problemi sia vascolari che neurologici, tante malattie metaboliche, anche solo per dirne una, l'obesità, per motivi anche ormonali e talvolta delle patologie collegate all'assunzione di alcuni farmaci, e si spazia su numerosi problemi essenzialmente metabolici, vascolari, non dimentichiamoci purtroppo anche le cause post-operatorie, cioè i tumori ad esempio, per il tumore della prostata o il tumore del retto, spesso per una bonifica diciamo oncologica vanno a coinvolgere nell'intervento le fibre nervose deputate all'innervazione dei corpi cavernosi, quindi abbiamo anche disfunzioni erettili di iatrogeno post-operatorio. Comunque essenzialmente chiaramente malattie metaboliche e vascolari sono al primo posto, non dimentichiamoci l'uso e l'abuso del fumo che è una delle cause principali di sofferenza arteriosa. Per quanto riguarda invece la diagnosi, quali esami si devono fare per poter raggiungere ad una diagnosi? Allora, la diagnosi deve chiaramente prima di tutto considerare le problematiche che abbiamo detto, quindi uno screening metabolico del paziente che va da una banale emocromo alla quantificazione dei livelli di trigliceridi, di colesterolo, di glicemia. Nello specifico, per quanto riguarda il mio lavoro, direi non escludere nell'uomo di media età, come dicevo, un problema cardiovascolare, quindi invitare a fare anche una visita cardiologica col test d'ascolto. A livello andrologico sicuramente il dosaggio di alcuni ormoni responsabili sia del desiderio ma anche dell'erezione, testosterone, prolattina, cortisolo, estradiolo, la vitamina D che può sembrare una banale vitamina ma ha molte funzioni, l'omocisteina, tutte molecole che se in difetto o in eccesso possono interferire col fenomeno della vasodilatazione. Un secondo step diagnostico, facciamo conto che questi dosaggi ormonali e metabolici siano perfetti, va a valutare il sistema vascolare dei corpi cavernosi. Abbiamo qui due esami, il Rigiscan test notturno che studia durante il sonno profondo, quindi nella fase in cui non c'è la coscienza, nella fase REM, va a studiare le erezioni notturne che tutti noi uomini abbiamo. Se in fase REM questo esame che si chiama appunto Rigiscan test notturno evidenzia, intercetta delle erezioni poco presenti e poco valide, vuol dire che il sistema vascolare chiaramente ha dei problemi, altrimenti al contrario, giusto per dire, se io riferisco una disfunzione erettile ma il Rigiscan test notturno evidenzia invece di notte erezioni perfette, vuol dire, e qui non l'ho detto prima, che la causa è più di origine psicogena che non organica, perché non dimentichiamoci che una buona parte delle disfunzioni erettili è più di natura psicologica, emozionale, ed è una fetta importante della diagnostica, che non ho detto prima parlando del mio lavoro, ma non dimentichiamoci l'aspetto psicologico. L'altro test, per concludere, è l'eco color Doppler dei corpi cavernosi.
si va a studiare il flusso arterioso e venoso dei corpi cavernosi inducendo un'elezione artificiale con una micropuntura indolore di una molecola che si chiama prostaglandina e l'esame è l'eco close up e basale dinamico dei corpi cavernosi. Questi sono gli step più importanti. Per quanto riguarda invece le cure, so che ci sono delle cure che vengono denominate appunto vecchie cure. Farei una piccola panoramica su queste cure che venivano utilizzate prima e mi soffermerei piuttosto su quelle che sono le nuove cure. Sì, esatto, questo è un po' l'obiettivo del nostro incontro. Le cure, le terapie vecchie, chiamiamole così, tuttora utilizzatissime, sono quelle che tutti noi conosciamo, i classici farmaci, non facciamo nomi commerciali, anche se conosciutissimi, i principi attivi, il sildenafil, il vardenafil, il tadalafil, possiamo convertirli anche in nomi commerciali, tanto ormai ci sono i generici, il vecchio Viagra, il Cialis, Levitra, tutte molecole che vengono utilizzate il più delle volte a scopo chiaramente non terapeutico, ma per tamponare il problema, chiedo scusa. Altre volte possono anche avere una finalità terapeutica nell'assunzione a microdosaggi per tempi prolungati, però ecco, fino a poco tempo fa ci si fermava a questo, terapia con farmaci per bocca, se non funzionano purtroppo il problema non è risolvibile e quindi poi si abbandonava un po' il paziente a delle scelte, chiaramente non c'erano poi delle vie di fuga, tranne che, ma molto invasivo, la terapia iniettiva o con il gel endouretrale, non entro nello specifico, ci sono possibilità di indurre l'erezione artificialmente con delle iniezioni sul pene di prostaglandine, però ci rendiamo conto che è un atto tecnico particolare che secondo me più che favorire inibisce l'inizio di un rapporto sessuale. Ecco, quindi le Certo. terapie di un tempo, terapie orali e terapie locali per chi aveva la capacità e il coraggio di eseguirle. Si è invece aperto adesso un mondo di medicina cosiddetta rigenerativa. Rigenerativa, a proposito di questa medicina rigenerativa, lei ci parlava appunto delle onde d'urto. Allora, abbiamo esatto, oggigiorno delle vie di fuga. Possiamo innanzitutto nominare le onde d'urto a bassa intensità, rappresentate in una immagine che avevamo preparato, chiaramente non ho messo immagini che possono leggere la sensibilità, quindi vediamo rappresentate essenzialmente un sistema vascolare prima e dopo il trattamento con le onde d'urto a bassa intensità. Questa iniziativa nasce in Israele, non ricordo esattamente il periodo, almeno circa più di 10 anni fa, dove furono inizialmente trattati infarti cardiaci, prima sulla cavia, chiaramente i primi esperimenti. Si era visto che bombardando il tessuto infartuato con le onde d'urto a bassa intensità, si aveva la capacità di rigenerare i tessuti, cioè l'organismo colpito per difendersi libera i fattori di crescita che hanno la capacità chiaramente di rivascolarizzare il territorio infartuato. Per cui fu una terapia interessante a livello prima sperimentale e poi applicata sull'uomo a livello cardiaco e si pensò di appunto trasporre il tutto anche a livello dei corpi cavernosi nel paziente affetto da disfunzione erettile chiaramente su base vascolare. Una componente psicogena non può giovarsi di questi trattamenti, per cui sono state ormai da anni introdotte, da anni, da qualche anno, introdotte come opzione terapeutica l'onda d'urto a bassa intensità, che richiede trattamenti di almeno una volta a settimana, almeno per 6-8 settimane, non ha una vera e propria totale capacità terapeutica, ma rende nuovamente responsivo il paziente alla terapia medica, ossia il paziente che non risponde più ai farmaci per bocca. Mentre un tempo non aveva purtroppo altre possibilità, con le onde d'urto può diventare nuovamente responsivo, quindi risponde nuovamente alle cure orali per bocca. E questo è un primo step, che un tempo non avevamo. Tra le cure che noi abbiamo denominato appunto nuove, quindi abbiamo le onde d'urto, un'altra è ad esempio, ci diceva lei prima, i fattori di crescita, PRP. Sì, fattori di crescita e poi se vogliamo accorpare metterò anche insieme le cellule staminali perché appartengono più o meno allo stesso diciamo, percorso. Se vogliamo mettere la diapositiva dei fattori di crescita derivabili dalle nostre piastrine, quindi qual è il principio e come funziona? Un prelievo ematico, un prelievo di sangue, centrifugando a una certa velocità vengono derivate e estrapolate le piastrine, che vengono poi attivate e rinoculate nei corpi cavernosi con una tecnica ambulatoriale.
Le piastrine sono in grado di rilasciare numerosi fattori di crescita. I fattori di crescita hanno la finalità e la capacità di rigenerare i tessuti. Quindi questo è un approccio introdotto dagli Stati Uniti, dove hanno fatto ormai trattato circa 60.000 casi e sembra dare delle buone risposte, delle buone possibilità terapeutiche, sia nella disfunzione erettile che nel morbo di La Peyronie, ossia il pene curvo, magari argomento di cui parleremo nel prossimo incontro. Per continuare, diciamo, il discorso, possiamo passare alla diapositiva successiva, dove si parlava delle cellule staminali, ossia un miglioramento ancor più dei fattori di crescita, direttamente l'inoculazione nei corpi cavernosi delle cellule staminali, un po' più un piccolo interventino chirurgico in anestesia locale a livello dell'anca, dall'ala iliaca viene prelevato una piccolissima quantità di midollo osseo, che viene poi rinoculato nei corpi cavernosi, un po' più aggressivo sembra tecnicamente, ma anche questo è un trattamento ambulatoriale da fare nei centri autorizzati e specializzati, perché è una forma di autotrapianto. Le cellule staminali sono cellule totipotenti, quindi hanno la capacità di ritrasformarsi in tutti i tessuti che noi vogliamo, e questo forse è un futuro, ancora economicamente impegnativo, ma il futuro per una medicina rigenerativa è una vera e propria cura. Per quanto riguarda sempre le cure, c'è un'altra alternativa che è appunto quella della protesi peniena, dottore, ce ne Eh parli? sì, eh sì. Eh sì, qua poi ci saluteremo, è l'ultimo step, da alcune persone chiamata l'ultima spiaggia. Non deve essere vista come l'ultima spiaggia, ma effettivamente è un po' lo step finale. Cioè, in tutti i casi in cui le terapie proposte non portano a una soddisfazione e non portano a un miglioramento dell'erezione, abbiamo la possibilità di inserire la protesi peniena. Perché l'ho portata, esiste da tantissimi anni, ma oggigiorno queste protesi, come possiamo vedere sull'immagine, su queste protesi idrauliche tricomponenti di materiale eccelso, in chirurghi, andrologi dedicati a questo tipo di argomento, permettono con un microaccesso sovrapubblico di pochi centimetri, nel tempo di 15-20 minuti, di inserire nei corpi cavernosi una protesi. Quei due piccoli tubicini che abbiamo visto vanno all'interno dei corpi cavernosi, vi è un serbatoio di liquido che è nascosto nella pelvi all'interno assolutamente invisibile, è un piccolo, diciamo, attivatore, è un piccolo bottoncino che verrà inserito nella sacca scrotale. Detto così può sembrare una cosa più particolare, ma è veramente in mani esperte semplice e permette di dare ai corpi cavernosi un'erezione a richiesta, perché il liquido del serbatoio durante l'attivazione viene portato nei due cilindri all'interno dei corpi cavernosi. Il pene all'esterno non subisce modificazioni, anche al tatto la sensibilità è mantenuta, ma si può dare l'erezione anche al giovane uomo che magari l'ha persa per un intervento chirurgico oncologico e che ha necessità di avere ancora una vita sessuale. La protesi lo permette al 100%, chiaramente in centri dedicati e in mani di chirurghi che si occupano in maniera elettiva di questa problematica. Dottor Militello, io la ringrazio per averci parlato di un tema così importante, perché è un tema veramente importante per chi ne soffre, ed averlo fatto in un modo così chiaro e così semplice, veramente comprensibilissimo a tutti. E grazie per essere stato ancora con noi. Io vi ringrazio per l'opportunità, ci sentiremo sicuramente in altre puntate per altri argomenti. Intanto nuovamente grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori. Sempre lieti di poterla ospitare, dottore, e grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.